sono in compagnia di Eva Robbins. Il nostro gioco della bottiglia è uscito segreto. Segreto quello che però in realtà lei l'ha dichiarato, non è un segreto il suo nome, il suo cognome sulla carta d'identità, anche se magari all'aeroporto le dicono signora, questo è di quello di suo marito, lei dice no, questo è quello mio, oppure anche quando fa delle visite mediche, insomma non è un errore. E segreto è anche un po' quello che abbiamo vissuto negli anni con Amanda Lear. Perché ti dico questo? Perché a un certo punto tu cominci a lavorare con lei. Eri una delle sue coriste. La voce era la tua? No. Intanto lei registrava con delle ragazze di colore in Germania. Proprio ce lo disse lei. No, no, le voci sono di ragazze che poi basta. Servivano solo a quello. E tu facevi scena insieme alle altre? Io facevo il famoso playback. Playback, che voglio dire, ha tutta la sua dignità. Non è neanche così facile fare il playback. E voi lo facevate bene. A un certo punto, però, tu cominci ad essere molto riconoscibile. Quando c'erano i concerti, le persone applaudivano Eva. Era un po' popolare da quelle parti. E questa cosa infastidiva? Ma lei a un certo punto mi ha presa in camerino e mi ha detto ma sei appunto molto popolare da queste parti e poi dicono questa cosa perché lei non sapeva niente di me mentre io sapevo tutto di lei, per cui era un gioco quasi impari perché non l'aveva scoperto e allora niente... È andata avanti tutta la tournée finché poi dopo non c'è stata la seconda tournée. Ha cambiato tutte le coriste? Ha cambiato le coriste perché le voleva tutte castane. E a quel punto io non ho voluto farmi castana. Ma te l'ha chiesto? Se ti fai castana resti con noi? Sì, ero troppo bionda. Vabbè, però vabbè, è stata onesta. Capita, ma certo, ma capita. È giusto che sia così, era la... Tu canti Cocktail d'amore, cosa che aveva fatto già lei. E noi abbiamo messo... No, Tomorrow. Tomorrow, scusa, perché qui c'è scritto Cocktail d'amore. E a un certo punto, quindi, vi abbiamo messo un po' a confronto. Ok, vai. Vediamo. Sono in compagnia della signora Eva Robbins. Ciao Eva. Ciao. Ciao madame. Ben trovata. tu sei stata e continui a essere proprio un simbolo della trasgressione nel mondo dello spettacolo. Da, lo sai, no? Che ti mettono le etichette. Sì. Piano piano sono poi quella cosa lì e si è attaccata a me come una pelle e è venuta fuori quell'atto che Eva Robbins oggi, cioè sì, che è saldo e solido. Da bambina eri così estrosa o da bambina come eri? E da bambina giocavo con i vestiti della mamma, praticamente. Tu che ti piaceva già comunque... Mi piaceva comunque la messa in scena. Poi ti è venuta la voglia di far spettacolo. Sì, e mi ricordo mi chiesero di far parte del cast di un balletto di una cantante che era cominciava ad affermarsi in quel periodo e aveva bisogno di una cantante e di una ballerina. E quella cantante si chiamava Amanda Lear. Voilà. Ed è stato così che ho iniziato. Così. Era proprio la prima volta? La prima volta. Ah, non mi rendevo conto perché eri talmente già cioè, al tuo agio sul palcoscenico, eccetera, pensavo che non l'avevi mai fatto. Molto carina. Molto. Sentiamo Tomorrow. È lei. Allora, non mi posso esprimere perché sono la conduttrice, però abbiamo Elisa Dospina, Fabrizio e Benedetta Rinaldi, visto che siete rimaste, ragazze, io chiedo a voi, cioè, quale vi è piaciuta, la prima o la seconda versione? A me la prima un po' più sensuale, un po' più erotica, un po' più... carezzevole. Un po' più nel mood. Un po', era proprio da aperitivo. Quindi per te la prima? Sì, sì. Per te la prima, Fabrizio? Sono d'accordo con la mia collega, giudice. Per te la prima? La prima. Voto anch'io la prima. Più rilassante, vero? Per più noi rilassante. Per risentiamola, la prima di chi è? Mia. Ah! Neanche a farla poca. Ora però, Amanda Lear non verrà mai più.
ma tanto già non doveva venire, andiamo avanti.